Io mi aspetto un passo avanti e quel passo avanti sarebbe due parole di Papa Francesco durante l'Angelus, due parole di speranza che insieme a noi si auguri di arrivare alla verità. Sarebbe la cosa più bella. Questa manifestazione è stata autorizzata per farla entrare in piazza? No, questa sit-in qua è stata autorizzata dalla questura come ho fatto tutti gli anni. Ovvio non abbiamo l'autorizzazione a marciare via della Conciliazione, ma l'ingresso a Piazza San Pietro siccome è libero, e poi ieri sera ho avuto la nota del governatorato in Vaticano, la gendarmeria, che diciamo che loro autorizzavano tutti quanti a entrare anche con gli striscioni, con le foto di Emanuela, e proprio perché nella nota c'è scritto in ricordo dei 40 anni del rapimento di Emanuela Orlandi, ci saranno persone in piazza e sono autorizzate ad entrare con gli striscioni. Probabilmente questa è una nota che era destinata alle autorità italiane che stanno sul confine, quindi a non dirci nulla. Se il Papa non dovesse dire niente dalla finestra sarebbe una grande delusione? Mi dispiacerebbe perché io due parole del Papa la vedo solo come una cosa positiva, cioè deve essere per forza una cosa positiva, non ci sarebbe niente di male, anzi il fatto di negare per l'ennesima volta e di nominare Emanuela Orlandi sarebbe triste, perché non è un criminale, è una persona soltanto che aspetta giustizia, basta. E quello è l'unico mio obiettivo, non ne ho altri, guarda. Recentemente hai fatto anche un appello alla Meloni perché proceda, insomma. Perché, più che altro perché chiarisse questa situazione al Senato, perché io prima, quando c'è stato anche il voto alla Camera, che è stato unanime, no? Tutti hanno votato sì. E ho avuto le assicurazioni, se così possiamo dire, quando ho parlato col Presidente della Camera, col Presidente del Senato, il Sottosegretario del Governo Mantovano, erano tutti molto entusiasti di questa commissione, dicevano che era una cosa giusta, lo stesso Mantovano che alla delega ai servizi ha detto anzi sarebbe molto utile, io sarò molto utile in quel senso, anche io alla delega ai servizi, perché io dissi sarebbe importante una commissione parlamentare per tutte le situazioni poco chiare che hanno avuto apparati dello Stato, a cominciare dai servizi, quindi ho visto molto entusiasmo da parte loro e non capisco perché questo freno adesso al Senato, cioè se una parte del governo è a favore, le persone della maggioranza al Senato si oppongono in qualche modo a quella che è stata la solidarietà da parte del governo, perché Palazzo Chigi fece uscire una nota dove si dava piena disponibilità a fare chiarezza su questa vicenda, quindi come dire, anche se il governo in sé non ha un ruolo nella commissione, ma il fatto stesso che il governo sia favorevole a fare chiarezza quindi a una commissione, per questo dicevo un appello alla Meloni, nel senso che per cercare di capire che cos'è che si è bloccato al Parlamento. Secondo lei possono aver influito le parole su Giovanni Paolo II? Sarebbe triste però se fosse così, perché ricordiamo che l'inchiesta è su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. E adesso che vuol dire? Se il fratello dice delle cose poco gradite, fermano un'inchiesta su Emanuela e Mirella perché il fratello ha detto delle cose non... cioè mi sembrerebbe una motivazione assurda questa. Loro mi hanno sempre garantito, le persone che ho sentito, anche quelle che hanno detto no, sono soltanto dei momenti di per capire se è giusto o non è giusto, ma sicuramente partirà questa commissione, quindi loro continuano a dimostrarmi la volontà a partecipare, a essere presenti e a consentire a questa commissione. Andate da mangiare i bambini, ma andate voi da mangiare i bambini che tu.